בוקר טוב, בוקר אור, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. Buonissima festa di Sukkot a tutte noi. Allora, partiamo dalla Yom Yom, lunedì 17, Tishrei 17, valore numerico 17, Tov anche 2 ottobre. Allora, arriviamo a, allora, il Rebbe oggi nella Yom Yom ci spiega livello, uno dei due livelli più alti in assoluto dell'anima. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechidah. Allora, Yechidah, proprio il top del livello dell'anima, che emerge attraverso cosa, dice il Rebbe, la verifica del livello di Avodah. Ok? E infatti nelle Oshanot, in questi giorni, no, abbiamo un assaggio anche delle Oshanot stamattina al Tempio. E dunque, nelle Oshanot si dice: lei si aggrappa e si unirà a voi. Lei chi? È il legame dell'anima di Hashem, e questo aggrapparsi e unirsi porta a, un'altra frase che diciamo, porta il tuo giogo per osservare Torah e precetti con spirito di sacrificio. E poi, terza fase, lei, l'unico popolo, e qui si tratta in realtà del livello dell'anima di Yechidah, che è il massimo, come abbiamo detto, afferma la vostra unità. Dunque, con questa rivelazione, la Yechidah, dunque il livello più alto dell'anima, e allora abbiamo la Yechidah dell'anima divina, abbiamo la Yechidah dell'anima animale. Dunque, la Yechidah dell'anima, attraverso questo lavoro, questa Avodah, si trasforma da Yechidah di anima animale a Yechidah di anima divina, e trova espressione nell'intensità con cui si adempiono le mitzvot e con cui si studia la Torah, ossia con un entusiasmo, diciarebbe, interiore, con un senso di immensa gioia e di enorme piacere, appunto, nel servire Hashem. Dunque, per una persona che giunge a questo livello, c'è una serenità totale in tutte le questioni mondane. E il sì e il no, dicerebbe, sono diventati assolutamente uguali per lui. Dunque, è come spogliato del senso di gioia e dell'appetito per le cose materiali. Cioè, quando si arriva, in altre parole, a un livello di godere dello studio della Torah, di godere nella Torah di Mitzvot a livelli altissimi, infatti abbiamo parlato all'inizio, tra i cinque livelli dell'anima, addirittura l'ultimo livello, che è il livello che possiamo sentire e risentire solo a Neilà, solo di Yom Kippur, dopo ore e ore di digiuno, quando siamo puri, dove non abbiamo fatto nessun tipo di peccato di nessun genere. E allora quest'anima si può risentire e risvegliare solo questo giorno all'anno, dunque il massimo livello. E nella vita, diciamo, della Avodah, nel servizio di Hashem, si arriva quando si studia la Torah capendo che la Torah è la Chochmah di Hashem, che studiando la Torah mi unisco all'uno, l'unico infinito, e divento parte di questa cosa che trascende la nostra, in tutti i nostri limiti umani. E dunque mi sento fortunata, mi sento privilegiata, e vivo la cosa con la massima passione, entusiasmo, piacere, e la lista è lunga. Detto ciò, torniamo all'ultima parasha della Torah, alla Berachah, alla benedizione, a Zot HaBerachah. Ieri l'abbiamo ripresa dall'inizio, dunque, dall'inizio fino a Sheni, e oggi riprendiamo Sheni. Dunque, mentre prendete la pagina 867, rileggo velocemente: questa è la benedizione con cui Mosè, uomo di Dio, Isha Elohim, questo uomo di Dio non è semplice, ok? E come si spiega la Kabbalah, che era metà umano, metà divino, la metà superiore umana, la metà inferiore divina, e non entriamo adesso in tutto perché è tutta una spiegazione profondissima, comunque un accenno veloce. Dunque, questa è la benedizione che Mosè, uomo divino, benedisse per Israele appena prima della sua morte, e disse parole di lode a Kadosh Baruch Hu, Hashem che è venuto dal Sinai, incontro a Israele come uno sposo.
e mandò su di loro la luce della sua gloria ad Seir, dove era andato per offrire in dono la Torah ad Esav, ma come sappiamo Esav l'ha rifiutata. Poi si mostrò a Israele quando tornò dal monte Paran, dove l'aveva offerta a Ishmael, che anche egli non la volle accettare, e venne infine da Israele con alcune delle sacre miriadi di angeli, non tutti, ma alcune miriadi. I bnei Israele accettarono il dono, Hashem diede dunque la legge della Torah scritta col fuoco della sua destra. E Hashem anche ha mostrato affetto a Israele, chiamando tutte le tribù, ognuna, ogni tribù l'ha chiamata popolo. Le anime di tutti i suoi consacrati sono custodite nelle tue mani, dice Mosè, nelle mani di Hashem ovviamente, perché essi, raccolti ai tuoi piedi, accettarono con gioia il giogo delle tue parole, dicendo: la Torah che Hashem ci ha comandato, che Mosè ci ha comandato, è l'eredità dell'assemblea di Yaakov e non l'abbandoneremo mai. Yaakov, oggi sapete che 7 giorni di Sukkot, ogni giorno abbiamo un ospite in tutte le Sukkot del mondo, partendo da Avraham Avinu. Il primo giorno abbiamo avuto Avraham Avinu, il secondo Yitzhak e oggi abbiamo Yaakov. Dunque, la Torah che Hashem ci ha dato è l'eredità dell'assemblea di Yaakov. Hashem sarà re di Yeshurun ogni volta che si esegue il censimento dei componenti del popolo. Le tribù di Israele sono unite cominciò con Reuven dicendo: possa Reuven vivere in questo mondo e non morire nel mondo futuro a causa dell'episodio di Bilhah di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Dunque riprendo: possa Reuven vivere in questo mondo, non morire nel mondo futuro a causa dell'episodio di Bilhah, quando Rachele è venuta a mancare, che Yaakov ha spostato il suo giaciglio nella tenda della serva di Rachel e non dalla madre di Reuven, cioè Lea. Reuven sposta il letto, lo porta nella tenda di Lea, la madre, e questo gli costò molto caro, anni e anni di Teshuvah. Ieri mio fratello, nella Sukkah Shalom della famiglia Saada, ne parlo e mi emoziono, perché veramente ogni anno da 27 anni la famiglia Saada, che carissimi amici miei da decenni e con cui sono cresciuta a Milano, i 6 figli sono stati tutti miei alunni per anni e anni al Talmud Torah di Forte dei Marmi, co costruiscono questa sukkah grandissima che accoglie ogni sera 100 ospiti, 100 ospiti, i 4 posti della prima festa di Simchat, di Sukkot, e tutti gli altri giorni anche di Chol HaMoed è aperta a tutti. E in questa Sukkah Shalom ieri mio fratello ha fatto un bellissimo Kvar Torah, di cui ha ricordato anche appunto questo episodio di là, e come Reuven, come sappiamo nella vendita di Yosef, si dice che Reuven non era presente. Perché? Perché era andato a pregare per fare pentimento, Teshuvah, per quello che aveva fatto per padre. Ma in realtà in quel momento lui doveva essere presente, lui che era primogenito, e quando c'è un fratello che viene gettato nel pozzo, niente non ha priorità, ma l'assoluta priorità è salvare chi è in pericolo. Questo tra parentesi. Dunque, malgrado questo peccato di Reuven, che possa vivere in questo mondo, non morire nel mondo futuro, e possa la sua gente essere inclusa nel conteggio dei suoi fratelli. Possa questo accadere anche a Yehudà, visto che Yehudà ha fatto Teshuvah e ha ammesso la sua colpa grazie all'esempio che suo fratello Reuven gli aveva dato, facendo lui Teshuvah. Mosè disse: ascolta, o Hashem, la voce della preghiera di Yehudà, dei suoi discendenti, pardon, riconducilo in pace verso il suo popolo, le sue mani combattano e vincano per lui, e possa tu essere un sostegno per lui contro i suoi avversari. E finalmente arriviamo al vediamo Dashin Vayera, capitolo 33 del Chumash Devarim, Parashat Zot Abraha, Pasuk 8: al di sopra della natura, per te Rachel, per tuo marito, per i tuoi figli che tu abbia un anno, al di sopra della natura, in Briut, in Parnassà, in Nahat ai tuoi figli, in Shalom Bayit, in tutto, Rivka Rossella, io e tutte quante noi del gruppo, Amen che ne razzò. 33:8, vai. Amen. Amen.
Per quanto riguarda Levi, disse: O Hashem, mi hai dato i tuoi Urim e Tumim ai tuoi uomini devoti, quelli che hai messo alla prova, Amasà, e che non si sono lamentati come tutti gli altri, e i quali hai conteso presso le acque di Merivà. Con i quali hai conteso presso l'acqua. Merivà. Allora, sì, no, no, fermati un attimo. Sì. Allora, riguardo alle vie, dice Rashi, allora, gli Urim, chi discende dalla tribù di Levi, ovviamente i Leviim. I Coanim, come ben sappiamo, fanno parte anche della tribù di Levi. Il Kohen Gadol, parte della tribù di Levi, indossa gli Urim e Tumim, ok? Che allora, qui nel passo, quando parla degli Urim e Tumim, si rivolge ad Hashem, dunque non a Levi, ma ad Hashem, dunque alla Shekhinah, alla presenza di. Allora, tu hai messo, dice, alla prova i figli di Levi, Amasa, che non si unirono, ricorda Rashi, alle mormorazioni delle altre tribù. No, che si sono ribellate contro Hashem. E con cui hai conteso presso le acque di Meriva, un'altra interpretazione dice: tu hai cercato pretesti contro di lui, rivolgendogli false accuse, poiché se Mosè ha detto: ascoltate, ribelli, Shimuna Hamorim, vi faremo noi forse uscire acqua dalla roccia? Allora, in Bamidbar, capitolo 20, passo 10, c'è la famosa storia quando il popolo chiede dell'acqua, rimangono senza acqua, e Mosè, basta, non ce la fa più, e si adira, e dice: ma ascoltate, ribelli, vi faremo forse uscire acqua da questa roccia? Che era un'espressione di mancanza di fede e di Mosè in questo caso. E qui, dai, dunque, chi è che dà questa espressione di una sorta, voglio precisare, una sorta di mancanza di fede da parte di Mosè, e non di suo fratello Aaron e di sua sorella Miriam, e come lui anche discendenti di Levi, ovviamente, dunque avrebbe meritato di non entrare nella terra di Israele a motivo già di questa incredulità, cioè mettere in dubbio la forza, in un certo senso, di Hashem, ma non è, non è, devo spiegare bene perché messa così un po' delicata. Non si può dire che Moshe Rabbeinu mettesse in dubbio la forza di Moshe, la forza di Hashem e la possibilità di Moshe di portare acqua, ma era una sorta di rabbia verso il popolo e che, insomma, quanto Hashem può fare per voi e ancora non mettete alla prova e ancora vi ribellate. Però il modo di esprimersi è stato un modo non giusto. Perché quando vi faremo forse uscire dall'acqua da questa roccia, infatti non tu, Mosè e Hashem, tu sei solo un tramite. Vabbè, ci potremmo soffermare molto su questo passo, ma comunque non abbiamo tutto questo tempo. Leggiamo il passo. Ule Levi amar, tumecha ve urecha le ish chassidecha, asher nisito ve massate riveu al memirba. A colui, continua Rachel, 9, A colui che quando ordinasti giustizia in seguito all'episodio del vitello d'oro di suo padre e di sua madre, disse: Non li vedo come i miei parenti, che non ha riconosciuto i suoi fratelli materni, né sa nulla dei suoi figli nipoti. Essi hanno osservato il tuo comando di non adorare altre divinità e hanno mantenuto il tuo patto facendo la Milà anche nel deserto. cosa ricorda qui? Allora, dando le benedizioni alle tribù di Reuven e Udà, adesso siamo alle Levi, ricorda i meriti. E nel caso di Reuven, ok, ha fatto un grave peccato, ma ha fatto teshuva. E tu ricordali la teshuva e dimentica, ok? Così come Udà, anche lì aveva messo la teshuva, eccetera. Adesso nel caso di Levi, dice, aspetta, ricordiamo, allora, da un canto abbiamo Mosè, che è un po', come abbiamo visto prima in Bamidbar 20:10, l'espressione non è il massimo, Shimuna Amorim, Hamina Selase, Nozila Chemmain, e che, come abbiamo detto, un po' mettere in dubbio. Però d'altro canto Hashem guarda anche i meriti. Dunque, vedete qui, nelle brachot di Moshe al popolo, come anche ha fatto molto prima Yaakov Avinu ai figli, ricorda da un lato gli errori,
per non chiamarli peccati, di cui però hanno fatto teshuva, attenzione, e poi soprattutto i meriti. E disse Mosè, quando i bene di Israele peccarono col vitello d'oro, io, dice Mosè, dissi, chi sta con Hashem venga con me. E qui andiamo al Passuk 26 del capitolo 32 del Chumash Shemot. Mila Hashem Ilah. Voi conoscete questo Passuk, molto più conosciuto diciamo, in rapporto con la festa di Hanukkah e dei Maccabim, che quando hanno voluto ribellarsi, cosa hanno detto? Mila Hashem Ilah. Chi è con Hashem che mi segua. Ok? Ma questo passo originale ce l'abbiamo nella Torah, Ashmot 32:26, dove Moshe Rabbeinu, dopo il vitello d'oro, dice: chi sta con me, chi sta con Hashem, venga con me. E qui chi ha seguito Moshe? Tutta la tribù di Levi. E dice Moshe: io comandai a ciascuno della tribù di Moshe, che era l'unica tribù che non aveva peccato con il vitello d'oro, di uccidere il padre di sua madre. Se ero un Israele, o il fratello da parte di madre, o il figlio della figlia, cioè che non erano parte della tribù di Levi e che sì hanno peccato. Allora, dunque, non padre padre alla lettera, perché padre sarebbe suo padre, dunque dalla tribù di Levi, e abbiamo detto che dalla tribù di Levi non ha peccato nessuno. Dunque, non si può prendere alla lettera, come dice Rashi, i suoi fratelli. Non, allora, ricorda il fatto che tutta la tribù di Levi non ha peccato, non solo, dice Mosè, ancora di più. Io ho chiesto alla tribù di Levi di andare ad uccidere tutti coloro che hanno commesso questo abominio, questo alto tradimento verso Hashem, servendo un idolo al posto di Hashem. Ma chi dovevano uccidere? Non solo i loro fratelli delle altre tribù, ma anche consanguini che non erano parte della tribù di Levi, però avevano un rapporto di parentela, come abbiamo precisato prima. E non solo, un altro enorme merito che Hashem ti chiedo di ricordare per la tribù di Levi, che è il patto della Milà, della circoncisione. Infatti, nei 40 anni del deserto, come sappiamo, non hanno fatto la Brit Milà, perché fare la Brit Milà è subito viaggiare, è pericoloso per il bambino, insomma. Non entriamo in perché e per come, motivati o no, cioè giustificati in questo senso, però di fatto non hanno fatto la Brit Milà. E dunque i Bnei Israel nacquero nel deserto, non hanno fatto la Brit Milà, ma la tribù di Levi sì, facevano la Brit Milà ai propri figli. Dunque non dimenticare anche questa parte eccezionale della tribù di Levi. Leggiamo il Passuk 9, Haomer le aviv mimo loritiv, Vete cavolo e kir, vete banavlo yadaki shamru imratecha ubritcha onzoro. Adesso capiamo il passo che dice che la tribù di Levi, tu ordinasti giustizia, come ci ha letto appunto Rachel, del padre e della madre, dice, non li considero come miei parenti, e i suoi fratelli materni, come abbiamo spiegato, o nipoti, non li riconosce, nel senso non li ha riconosciuti e li ha uccisi. E tutto questo per fare onore a te, Hashem, e vendicare la tua vendetta. 10, vai avanti, Rachel. Essi sono meritevoli di insegnare le tue leggi a Giacobbe e la tua Torah a Israele. Deporranno incenso dinanzi a te e l'offerta olà che viene completamente arsa nel tuo altare. Possa Hashem benedire i suoi averi e gradire l'opera delle tue mani, colpisce ai fianchi chi insorge contro di lui e i suoi avversari, così che non vi sia chi riesca da rialzarsi. Allora, vediamo l'ultimo Rashi, no, penultimo, perché abbiamo anche 12, ok, penultimo, pardon, 12. Allora, per quo ti chiede Moshe Hashem, gli aggressori, tra tribù di Levi in particolare, con un colpo ai fianchi, e questa prima intermediazione, e questo con riferimento a quanti contestavano appunto il sacerdozio, vi ricordate, di Aaron? Questa è una prima interpretazione di Rashi, un'altra interpretazione che Moshe vide che in futuro l'Asmoneo e i suoi figli, che erano
figli di Cene dei Devi, avrebbero combattuto contro i Tricci e pregò che per loro, pregò per loro, pardon, perché, perché erano pochi. E dunque abbiamo 12 figli dell'Asmoneo più Elazar, Malachi 2, Pasuk 6, e che erano contro una moltitudine di nemici, secondo il Bereshit Rabbah. Perciò è detto: benedice Hashem il suo valore e gradisci l'operato delle sue mani. Percuoti i suoi aggressori, i suoi nemici, di modo che non vi sia per essi guarigione. Leggiamo 10:11: Yorum mishpatecha li Yaakov, Toratcha li Israel, Yassimuk Torah be'apecha ve'chalila mizbechecha, Barecha Adonai chelo, Ufol yadav tirtzeh, Mechatz motnayim kamav, Unsanav minyekum. E concludiamo per oggi con il passo 12. A proposito di Beniamine, arriviamo a Beniamine. A proposito di Beniamin, disse: possa il prediletto di Hashem abitargli accanto, al sicuro quando il suo santuario sarà edificato nel suo territorio, possa la divina presenza proteggerlo tutto il giorno per sempre e il suo santuario avere sede sulle alture del suo territorio, paragonabili alle sue spalle. Beniamino è mio figlio. Beniamin. Allora, di Beniamin, che Ma volevo siede dirti, Sara, sull'altro che lettore, Beniamino paragonava è le sue mio spalle, figlio. fino a qua. Che ho letto di Beniamino che è mio figlio. Anche questo è una cosa Aspetta, allora bella. abbiamo Ishaya Yosef, Beniamin Zev. la tutti Ishaya sorti, Yosef e Rachel, guardate, ha scelto i nomi, bravissima, fantastica. Beniamin. Allora, l'ischut Beniamin Ze'ev. שיהיה בריא ברמח איבריו ושס גידיו, השם יצליח את דרכו, שיחסיד עיר שמיים ולמדן, בריא ברמח איבריו ושס גידיו, יצליח בכל מעשי ידיו, פרנסה בשפע ובכבוד, ויהיה לו כל טוב בטוב הנראה והנגלה. Amen, בנימין amen. זאב בן רחל קיארה. בן שרה, Amen. va bene, tutte e due. Allora, Tadam. dal momento che la benedizione di Levi e Rashi è relativa al servizio dei sacrifici, e quella di Beniamin all'edificazione del santuario che è posto, come sappiamo, nel territorio di Beniamin, perché il Beit HaMikdash, quale territorio era di fatto? Nel territorio di Beniamin. Dunque il Beit HaMikdash è nel territorio di Beniamin. Chi serve nel Beit HaMikdash? I Kohanim e i Levim, dunque dalla tribù di Levi. Ecco perché dopo la tribù di Levi abbiamo subito la tribù di Beniamin, anche se Beniamin era l'ultimo genito. A Beniamin poi fece seguire Yosef, perché anche nel suo territorio era edificata una dimora divina, che era Shiloh, cioè era il Mishkan a Shiloh, perché prima appunto del Beit HaMikdash nel territorio di Beniamin, prima ancora avevamo il Mishkan, 40 anni nel deserto, e dopo il deserto, una volta che entro in Eretz Israel, dove era il Mishkan? A Shiloh. Infatti è scritto nei Teilim 78-66, ripudiò la tenda di Yosef sulla rovina di Shiloh, parla anche in Shmuel Aleph 4. Dal momento poi che la casa eterna era più cara ad Hashem, ovviamente di Shiloh, allora antepose Beniamin a Yosef, perché abbiamo detto che Beniamin il Beit HaMikdash, l'Ivriut, e da Yosef abbiamo il Mishkan a Shiloh. Shiloh nel territorio di Yosef. Visto che il Beit HaMikdash è più caro agli occhi di Hashem del Mishkan e di Shiloh, allora ecco perché antepone Beniamin a Yosef. E Rachel a Yosef e Beniamin. Rachel però ha anteposto prima Yosef. Esatto. Allora, vedi che sono attenta anch'io quando voglio. Allora, e comunque non è da poco che mi ricordo i nomi dei tuoi figli, perché è già bene che mi ricordo. Sapete che già ho purtroppo ereditato questa cosa che con i nomi non è mio forte. Vabbè. Questo è un riparo per Beniamin. Dunque, Hashem lo ricopre e stende la sua protezione su di lui tutto il giorno, nel senso per sempre, dice Rashi, da quando fu eletta Yerushalayim. La Shekinah non ha mai dimorato più in un altro luogo. Ecco perché fino ad oggi, anche se il Beit HaMikdash è distrutto, però la Shekinah si trova a Gerusalemme e
e nel Kotel quello che ci è rimasto e nel Beit HaMikdash. Le sue spalle, Hashem dimora tra le sue spalle, perché questa espressione Rashi ci spiega che il Beit HaMikdash era edificato nel punto più alto del territorio, che però tuttavia era più basso di 23 cubiti rispetto a En Etam. E qui andiamo nella Gemara di Masechet Yoma Tridunah. En Etam è un pozzo d'acqua del territorio di Binyamin, identificato da Rashi, Masechet Zevachim 54b, con le acque di Neftoach. È là che Davide aveva in animo di edificarlo, così come affermato nel trattato relativo alla macellazione degli animali consacrati, e qui abbiamo il trattato di Zevachim 54b, dove dirò che è scritto tra le sue spalle di mora. E dice Rashi: non trovi in un bue parte migliore co come quella delle spalle. Dunque, per questo si usa questa espressione delle spalle. Leggiamo l'ultimo passo. Ul vignami, le vignamina mari di Adonai shkon la vetach alav chofef alav kol hayom uven ketefav shachem. Chazak u baruch, ragazze. Ah, andiamo al Tania. Allora, un minuto. Eccoci qua, grande. L'ho messo, vabbè. Allora, siamo nel mese di Tishri. Siamo, abbiamo detto, il 17. Un attimo che ce l'ho poco, però vabbè. Allora, Yuzain. Vedete, siamo a pagina 268. Allora, riprendo, ragazze, velocemente da pagina 267, penultima riga, facciamo un recupero veloce di ieri. Achaimet, agilla shom inli, chi ava me calchele tashura, vinehi xutenan. Allora, qui abbiamo un'espressione conosciutissima che si dice ava me calchele tashura, come si dice quando uno è innamorato, non ragiona, no? Non riesce a ragionare a mente lucida. Ok, allora vediamo a che proposito ce lo dice. Vieni che su tenem ce lo lir ot ha emet mer ova tam le chaya guf. Allora, cosa succede? Che nella vita, quando parliamo dell'umano, no? Talmente è legato alla materialità e ai, diciamo, a secondare i propri desideri carnali, che dunque ama se stesso, che non riesce a ragionare a mente lucida. Merovavatam le chaya guf le shem shamayim, lavor la avod bo et Hashem kerishpeesh veshalhevet dolam avan nafsham et Hashem. Dunque, quando allora c'è ci sono le due modi di amare. Allora, c'è amare tutto l'atto, come dicevamo, materiale umano, e c'è invece dai tzaddikim, ovviamente, che è il contrario, cioè da quanto amano Hashem, e allora corpo e anima, le Shem Shamayim, per servire Hashem con tutto se stessi. La vod bo et Hashem kirishpe esha levet tuam e avat nafsham et Hashem, tim ken et tev chara lahem bezara gufas veshalom. Hashem yirachem. והם יכולים לקבל כלל עד שמעבירים על דעתם לקטט רגליהם עיר לעיר לשאול עצות מרחוק ולא שאו אל השם לשוב אליו ברוח נמוכה והכנעת הגוף לגבל תוכחתו באהבה כי את אשר יאהב השם יופיע. Allora, dunque, noi abbiamo questo concetto anche che Hashem ama colui che no, et asher yoav Hashem yofiach, cioè chi è amato da Hashem viene rimproverato. Dunque, quando tante volte nella vita, no? Abbiamo delle prove in mani, abbiamo, diciamo, ma Hashem, pietà, time out, cioè, in tutti i modi, no? Però in realtà questo rimproverarci, questo metterci alla prova, questo è segno di enorme amore. Vi avevo raccontato, se vi ricordate, anni fa, no? Mio zio, decenni fa, era venuto in Italia, e lui e vivendo in Israele, la guerra di Kippur, la guerra dei 6 giorni, la guerra, insomma, mamma mia. Viene in Italia da mia mamma, fanno sta gita a Lugano, in Svizzera. Si tocca per mano una pace, una serenità, una tranquillità. Dice, ma un attimo, e noi in Israele a patire, a soffrire, noi che siamo il popolo prescelto, amato. Allora mia mamma gli dice, sai, il detto, chi Hashem ama, lo... Insomma,
lo riprende nel senso, no? Al che mio zio fa, e vabbè, se ci ha messo un po' meno ci sta anche. Ovviamente, ironicamente, simpaticamente. Allora, a quanto pare, ci ama moltissimo. Mi ricordo pietà, così che colpisce il figlio, colpisce, che può essere punire, che può essere prendere. Scena ben chacham la foch oref nus linzolo ezra o afilu milizio osher rifne aviv, rachman ve azadik hasid, drak liot yashar yachizu penimo, im aviv panim ve fanim lisbol kaotav ve aval et tov lo kol hayamim. Allora, c'è un esempio molto semplice. Quando un padre che riprende il figlio per amore, lo punisce, eccetera, se il figlio corre da un estraneo, aiutami, mio padre, no, adesso non parlo di persone psicologicamente, io non voglio, con problemi che ripercuotono i loro problemi sui figli, non di quello parliamo ovviamente, parliamo di un vero padre che adora veramente profondamente il proprio figlio e che il fatto di punirlo, tra virgolette, o riprenderlo è proprio per amore, per educazione, per che io possa seguire le vie di Hashem e della Torah nel modo migliore. Se lui scappa da un estraneo per chiedere aiuto, allora non ha capito niente, perché nessuno l'ama più che il padre. Deve capire che questa punizione è l'espressione massima in realtà di amore per lui, perché vuole appunto, diciamo, emergere dalla sua persona il meglio. Vehine le ma'ala. למעלה בחינת פנים הוא הרצון והחשק אשר אבינו שבשמיים משפיע לבניו כל טוב עולמי וחיי נפש וגוף ואהבה ורצון חשיקה וחפצה על ידי תורת חיים שהוא רצונו יתברך אשר נתן לנו כמו שכתוב כי באור פניך נתת לנו תורת חיים וכולי לעשות בה רצונו ועל זה נאמר באור פני מלך חיים ורצונו כולי מה שאין כן לעובדי גילויים משפיע חיי גופם שלא ברצון וחשיקה וחפצה לכך נקרא אלוהים אחרים שיומתים מקבלת אחוריים וכך הוא באדם הרצון והחשק הוא בפני הפנים ואם אינו מקבל באהבה ורצון כאילו הופך עורף ואחור חס ושלום. E arriviamo a Tania di oggi ועצה היוצא, dunque sesta riga dal basso dopo il punto ועצה היוצא לקבל באהבה, dunque adesso il consiglio di come accettare con amore tutte queste prove alle quali Hashem ci mette, diciamo, davanti nella vita, e accettarle con amore. Allora, cos'è il consiglio? Befi chazale fashfesh bemaasav emtzalo avonot atzichim iru yisurim veira le'en godel avato elav amekalkel et ashura kemashal melech gadol venora rochetz bechodo v'atzmo tzaot pno yechido merov avato. Ah, dice, quando una persona si trova davanti a una prova, allora cosa deve fare? Deve fare un lavoro di introspezione molto sincera con se stesso e dice: Ok, sono stato perfetto, mi sono attenuto a tutte le mitzvot di Hashem come sono stata a fare? No, e vediamo: quella parola forse potevo non dirla, quella preghiera o quella mitzvah avrei forse sì dovuto farla o dirla. E così facendo, uno ragiona sul proprio passato, sulle proprie azioni. E capisce che ha bisogno di una ripulita dell'anima, e tramite queste prove Hashem non fa che ripulirmi di modo che possa rendermi puro e mi innalza verso e mi avvicina a lui. Come un re che ripulisce, diciamo, i bisogni del figlio, lui stesso che si abbassa, ma questo appunto dall'amore che ha verso il figlio. ברוח משפט וכולי, וכמיים הפנים אל הפנים, תתעורר אהבה בלב כל משכיל ומבין יקר מהות השם אל התחתונים, אשר היא יקרה וטובה מכל חיי העולם, העולמים כולם, כמו שכתוב, מה יקר חסדך וכולי, כי טוב חסדך מחיים וכולי, כי החסד שהוא בחינת אהבה הוא חיי החיים, שבכל העולמות, כמו שכתוב, מכלכל חיים בחסד, ואז גם השם ייתן הטוב ויאיר פניו אליו, בבחינת אהבה מגולה. חכם התמתקו הגבורות בראשן והתבטאו הדינים נצח סלע בהם. דוקו כואנדו מורג'ון סופטו
Queste prove che Hashem mi mette davanti non sono altro che una prova, ma è l'espressione ultima di amore di Hashem verso di me, che vuole il mio bene, che vuole ripunirmi, che vuole rialzarmi. Lui, che è il re del re, infinito, trascendentale, si abbassa, tra virgolette, per pensare a me, per volere il mio bene. Allora, facendo un ragionamento così profondo e logico, queste prove saranno non difficili da sormontare, ma saranno anche, addirittura ringrazieremo Hashem per le prove che ci ha dato. Poi, ovviamente, meglio fare tshuva senza passare dalle prove, però purtroppo a volte abbiamo anche bisogno, come si dice tante volte della vita, no? Riceviamo di quelle sberle e poi ammettiamo, già, però me la sono cercata, ok, era una sberla, però questa sberla mi ha fatto svegliare, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto comportarmi come veramente dovrei. No, umanamente parlare. E Baruch Hashem, dunque, è dunque tutto sempre per il nostro bene, però il realizzarlo e l'esserne consci che è molto importante. Faccio le veci di René. Oggi siamo il 17 del mese di Tishrei. Un attimo, prendo l'altro perché qui non. Un attimo, prendo il Teilim. Scusate, un attimo. Che vediamo qua. Allora, io li ho letti stamattina. Allora, voi ovviamente ci siamo soffermati molto sul Humash, sul Tania, che ho fatto recupero sia di Humash che di Tania, dunque molto velocemente. Allora, oggi i Teilim da leggere sono 83, 84, 85, 86 e 87. Questi sono i Prakim da leggere oggi. E vi leggo giusto il primo Perek, giusto per non leggere niente, poi voi completate in giornata. Shir Mismor le Asaf. Piano 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 piano, così riesce Rossella a leggere con me. 83. Ah, Shir Mismor le Asaf. Elohim. Al Tamilach, al Teherash, ve al Tishko el. Kihin, oiveha Yehemani. Sanecha nasurosh. Alamcha ya'arim sod ve'itya'atzu al tsefumecha. Amru, lechu v'nachechidem migoi, ve'lo yizacher shem Israel o. Ki no'atzu lev yachdav, alecha britcho. Ahole Edom v'Ishmaelim, Moav v'Hagrim, Gval v'Amon v'Amalek, pleshet im yoshve tzor. Gam Ashur nidva imam, היו זרוע לבני לוט צל. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון, נשמדו בן דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכם. אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח. כאש תבער יער, וכלהבה תלה את הריב. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. לעילוי נשמת תלמורי רבי יהושע בן ניזל, לעילוי נשמת אחותי מרים בת רחל ויהושע, לעילוי נשמת ראובן בן דוד וציפורה. 122 קכ"ב. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל ועל כל עם ישראל. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני מלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שם שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה טוב לך. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי, ועל כל עם ישראל, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל, ולרפואה שלמה של כל חולי עמך ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. הנה,
ne avadim eliad Adonai, che ne shifcha eliad dirta, che einenu el Adonai Eloheinu ad sheyechonen. Chonenu Adonai chonen, kirav, savam buz. Rabat sav ala nafshen, hala agashananim, habuz, digayonim. לרפואה שלמה ומושלמת של נחמה מיכלה בת דבור, נחמה דינה בת שר, אני חנה בת גן, רוזה תמר, מתוך כל עמך ישראל, אמן כן יהי רצון. ושמחה בחגך, והיית שמח, Ragazze, ושמחה. vedete, grazie, Non buona dimentichiamo, siete giornata. i più felici di tutto l'anno, Chag Sameach, Moedim Da me. LeSimcha, Chagim Uzmanim LeSason. Un abbraccio fortissimo, fantastiche, uniche nel vostro genere. Da Ciao. Milano.